questo paziente deambula con due stampelle e procede piano piano. Indossa due comode scarpe da ginnastica. Sembra un paziente che viene per una visita dopo un infortunio o dopo una normale operazione. Il film di questo stesso paziente, ripreso qualche mese prima dell'intervento, mostra che questo è un caso fuori dell'ordinario. L'emorragia cerebrale ictus aveva causato anni prima una grave paralisi dell'arto inferiore destro. L'appoggio del piede era precario, squilibrato, doloroso. Ad ogni passo c'era il pericolo di cadere. Il paziente aveva completamente perso la sua autonomia e dipendeva per tutto dagli altri. Dopo l'intervento, l'arto inferiore destro appare disteso. La punta del piede non va più verso il suolo, ma è rivolta verso l'alto. La conquista più importante per il paziente è aver ripristinato il contatto della pianta del piede con il suolo. Ad ogni passo il piede si appoggia saldamente e non ha più bisogno di aiuto. Si è finalmente liberato dalla schiavitù della molla di Codivilla. Solo ora è veramente importante il trattamento riabilitativo per riprendere la corretta deambulazione.